E proprio il giorno dopo l'assegnazione delle quattro vele di Lega Ambiente al mare di Pulsano, la conferenza stampa di presentazione di una serie di eventi che mettono proprio il mare al centro. Sì, l'obiettivo dell'amministrazione è quello appunto di focalizzare l'attenzione su quello che è il mare. Quindi parte questa 5 giorni a Pulsano, dal 15 al 19, dove, e non potevamo, parlando di mare, non chiamare in aiuto e a supporto la Marina Militare. È un evento che vede da più punti di vista, sfaccettature, la risorsa mare, perché di risorsa stiamo parlando. L'obiettivo dell'amministrazione, ma credo che ormai sia un trend nazionale e internazionale, è quello di valorizzare il più possibile quelle che sono le nostre caratteristiche ambientali e quindi non si può non tener conto della nostra litoranea. Io sono particolarmente soddisfatto e ringrazio la Marina Militare perché avremo qui a Pulsano, esporremo i cimeli per la prima volta, da quello che io sappia, è la prima volta che i cimeli della Marina Militare escono fuori, diciamo, dal loro museo. Quindi questo per noi è motivo di grande soddisfazione. E poi il 15 ci sarà questo convegno sulla Blue Economy, dove la relazione finale la terrà proprio il comandante marittimo sud, l'ammiraglio di divisione Vitiello, che parlerà proprio del ruolo della Marina Militare nella Blue Economy, quindi difesa del mare, sotto tutti i punti di vista. Comandante. Sì, la Marina chiaramente ha come compito d'istituto quello di per la sicurezza per il paese e tutelare gli interessi nazionali, ma oltre questo, chiaramente che sono i compiti principali, anche il compito di diffondere la cultura del mare e quindi di affiancheggiare, diciamo, le pubbliche amministrazioni che sono volenterose di promuovere il mare in tante attività, diciamo, supportarla. Noi lo facciamo appunto partecipando a questo convegno. L'ammiraglio comandante marittimo Sud parteciperà a questo convegno che parlerà appunto della Marina, del suo ruolo fondamentale nell'economia del mare e parteciperemo anche all'evento finale con la partecipazione alla nostra fanfara, che appunto è l'ambasciatrice della Forza Armata per quanto riguarda appunto il diffondere i valori di tradizione e di cultura della Forza Armata e della Marina Militare, diciamo, nel paese. Così il sindaco Lupoli e il comandante Tasca. L'associazione Pulsano da Mare, attiva da anni nella promozione del territorio, quest'anno dunque organizza Pulsano a bordo. E nel convegno di sabato prossimo, che verrà moderato da Nicola Pastore, anche gli interventi molto attesi del dottor Michele Conversano, direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL, e Mino Borraccino, assessore regionale allo sviluppo economico. A condurre la conferenza stampa di questa mattina il vice sindaco e assessore comunale ai beni culturali Alessandra D'Alfonso. Nel suo intervento la dottoressa Gabriella Esposito, funzionaria responsabile della mostra artigiana dell'Arsenale di Taranto, ha detto: ricorre appunto anche l'anniversario della mostra storica che è stata inaugurata nel 1979, quindi 40 anni fa. E dopo 90 anni dalla inaugurazione dell'Arsenale, quindi dopo 90 anni potevamo giustamente aprire un museo con reperti storici dell'Arsenale e anche cimeli della Marina.